Ma vi ricordate? Ma sembra un'era geologica fa, ma vi ricordate? Eppure noi anche in Alma abbiamo provato a dare sussidi, webinar, materiali integrativi, ma la DAD, ancora ogni tanto mi sveglio nel sonno. Però, vogliamo dirla tutta, oggi lo guardiamo e nel tragicomico, direi, che oggi un po' ci suscita, però dobbiamo dire che siamo stati costretti ad imparare tante cose. Oggi, guardandolo, rimane questo senso di momento appunto tragico, ci rimane la consapevolezza che la didattica online non è la didattica in presenza e non potranno mai essere la stessa cosa, ma anche che la didattica online in qualche modo può funzionare. Questo ormai abbiamo capito che ha un suo contesto. Vi dico che dal punto di vista di molti esperti addetti ai lavori si parla del processo di accelerazione tecnologica che c'è stato nel periodo della pandemia e che poi ha degli effetti che permangono anche ora. Vengono identificati tanti ambiti, io ne ho scelti alcuni, di aspetti tecnologici che già esistevano naturalmente prima della pandemia, già c'erano, ma che erano in qualche modo non così largamente diffusi come poi è accaduto dopo e come è attualmente. Tra l'altro c'erano dei processi anche tecnologici che noi non sempre abbiamo percepito. Molti di questi elementi, per esempio, immaginate lo streaming, il fatto che durante la pandemia tantissima gente guardava film, chi giocava con la PlayStation, chi lavorava su Zoom, la necessità di banda era talmente grande che inizialmente andava in crisi, quindi non riusciva a tenere tutti quei collegamenti, poi invece si è lavorato per aumentare tanto la potenza e ora quella potenza rimane. Come vedete, fra questi elementi c'è anche uno didattico, perché se vogliamo approfondire un po' in un minuto questo tema, vi direi che almeno qualche punto fermo di accelerazione importante tecnologica
nella didattica, lo abbiamo avuto. Certamente abbiamo definito, lo vedete nel primo qui da questa parte, una didattica online di proporzioni nettamente diverse da quelle che esistevano prima. Vi ricordate? C'è Skype, abbiamo chi lavorava online nelle lezioni prima ricorda una lezione individuale, era immaginare una classe numerosa che lavorava tutta insieme, non, era impossibile, oggi è normale. Poi il mercato dell'insegnamento online, l'offerta online di corsi è esplosa. Quanti di voi lavorano anche online o solo online? Immaginate cos'è accaduto. Certo, con tante complessità, tante difficoltà, un mercato difficile, ma ha sconvolto il nostro settore. C'è anche un tema che ho scelto, che ora è molto attuale, quello dell'accessibilità ai contenuti, il fatto di dover portare tanta gente, tanti studenti per necessità online, ha proprio aperto questo tema che oggi è di forte attualità. Migliorare e aumentare l'inclusione degli studenti, l'accessibilità dei contenuti, e questo è un tema su cui stiamo lavorando, anche gli editori, è un tema centrale. Non ultimo, anche sono nati degli ambienti ibridi, dove la didattica è in presenza, online, simultaneamente in questi ambienti. Prima, di fatto, erano delle sperimentazioni anche poco diffuse. Oggi, in realtà, per tante istituzioni, vi direi anche il fatto che noi ora siamo qui, lavoriamo insieme in questo incontro in presenza, ma online ci segue tanta gente, beh, non dà nessun problema tecnologico, si può gestire con grande facilità. Quindi da un momento molto complicato, dobbiamo dire, abbiamo imparato alla fine noi anche tante cose.